tale che poi possa essere reso pubblico sul sito. E partiamo proprio dal... no. E partiamo proprio da un sito. Allora, se non ne ho attivi. Sì, ce n'era uno. Vediamo un poco. No, non lo vedo attivo, quindi lo devo attivare. Ok. E ok, perfetto, tutto pronto. Partiamo da dati.lombardia.it, questo è il portale di Regione Lombardia che pubblica dei dati in formato open data. Vi ricordo che per spiegare quello che facciamo su quel sito e anche per illustrare quelle che sono le iniziative di Regione Lombardia sul tema dell'open data, sono stati già fatti dei webinar e gli atti sono disponibili sul portale agendadigitale.regione.lombardia.it. Quindi su questi incontro sugli open data, che sono stati in 3 eventi differenti, ci sono tutte le registrazioni e gli atti anche che sono stati resi disponibili. Quindi potete eventualmente recuperare tutte le informazioni precedenti da questo sito. Oggi ci occupiamo di dare risposta anche a quelle che sono delle sollecitazioni che sono arrivate proprio nei webinar precedenti, ovvero spesso e volentieri il tema degli aspetti legali legati alla pubblicazione di dati in formato aperto è stato un tema piuttosto discusso e quindi con oggi cominciamo quello che è un ciclo di 3 webinar, poi in chiusura daremo anche già le date del prossimo presumibilmente. E quindi potremo approfondire quelli che sono gli aspetti legati alla diffusione di dati e di informazioni via web, legate appunto a quelli che sono gli aspetti legali. Per aiutarci appunto ad affrontare questo tema, abbiamo chiesto aiuto a Simona Liprandi, che vedete già collegato, per cui oggi davvero darò la parola a lui e il mio ruolo sarà più quello di raccogliere domande, magari periodicamente andrò a interrompere Simone proprio perché ci dia delle risposte man mano che le domande arrivano. Avremo anche un sondaggio almeno a metà percorso. Quindi questo è quanto. Passo subito la parola a Simone perché davvero il tempo oggi sta tirando, spero che ci sia dibattito. Ricordo quindi anche alle sedi territoriali, se hanno domande basta che aprano il microfono. Chi è collegato in webinar invece può usare lo strumento di chat per farci la richiesta e cercheremo di rispondere, anche qua in sala ovviamente se avete domande potete interromperci. Ok, andiamo. Posso andare a questo schermo, alle slide? Sì, devo fare il mostro schermo. Intanto io ti do, aspetta un attimo che ti do. Esatto, dobbiamo fare il passaggio ai due schermi. Perfetto. Cambia relatore. Dovrebbe averti chiesto di passare a tutto schermo. No, non ti vedo ancora. Eccolo lì, mostra schermo. Perfetto, ora ti do anche voce. Audio disattivato. Ora anche, dovresti avere anche voce, quindi.
te la parola. Buongiorno a tutti, dammi conferma sì. Che si sente la mia voce, perfetto. Grazie per avermi coinvolto in questa iniziativa di formazione e anche di divulgazione, perché serve proprio per chiarire un pochettino i fondamenti. Come vedete il titolo è volutamente generico e diciamo volutamente mirato a creare un po' di stimolo intellettuale, un po' di curiosità su quali sono in generale generalmente i diritti che si possono avere, i diritti di tutela che si possono avere sui dati e se ci sono dei diritti sui dati e se ci sono in quali termini. Quindi è diciamo un po' un appuntamento, un seminario zero rispetto ad altri che faremo più avanti, che serve per mettere le basi giuridiche. Vi prometto di non averlo fatto, di non aver riempito le slide di norme, di non fare una cosa troppo legalese, però appunto cercheremo di chiarire un attimo le basi giuridiche e soprattutto sgombrare il campo da una serie di anche leggende metropolitane o comunque equivoci che spesso si diffondono quando si parla di open data. Niente, appunto, quindi questo è il titolo, giusto due parole su di me, sono già stato presentato quindi non perdo tempo, però almeno nelle slide avete i miei riferimenti, ad esempio Array è lo studio legale di cui faccio parte, poi c'è il mio blog su cui trovate molte informazioni, pubblico con una certa frequenza e trovate anche molte cose sull'open data, alcuni miei articoli, e vabbè, poi c'è Twitter, poi c'è LinkedIn, ma quello che mi interessava segnalarvi più che altro è il libro, questo è diciamo, la principale fonte delle cose che vi dirò oggi, ed è un libro che è scaricabile lui stesso in open content, con una licenza open, basta cliccare il link, quindi chi risultasse particolarmente incuriosito da questo seminario può già fin da subito approfondire con la lettura del libro. Allora, una prima premessa. Quando si parla di dati, dobbiamo considerare che il mondo del diritto si occupa di dati, genericamente, già qua mi sono accorto che manca una virgoletta, comunque, genericamente di dati da due prospettive diverse. La prospettiva privacy, ovvero la tutela del dato personale, e la prospettiva che potremmo chiamare genericamente proprietà intellettuale, poi secondo che si dica copyright o diritto d'autore, adesso non perdiamoci troppo in questioni di lana caprina. Però sono due prospettive che vanno tenute ben distinte. Perché? Perché agiscono su due piani che sono separati. E quindi, visto che spesso sento confusione su questo aspetto, sento che anche da parte di legali, anche da parte di persone che dovrebbero essere specializzate sul settore, però quando si entra in gioco il discorso dati, la prima cosa che viene in mente spesso è la definizione di dato personale che viene fornita, ad esempio, nella normativa sulla privacy. Che non dico che sia sbagliato, però dobbiamo capire qual è il confine tra l'una e l'altra, l'altra normativa, se così vogliamo dire. Comunque, diciamo, i due campi d'azione di queste due diverse prospettive giuridiche con cui possiamo analizzare e trattare il concetto di dato dal punto di vista del diritto. Ad esempio, prima precisazione importante, cioè la prospettiva della privacy entra in gioco unicamente, l'ho sottolineato non a caso, unicamente quando abbiamo a che fare con dati personali. Okay? Tutte le volte in cui noi abbiamo a che fare con dati personali non entra in gioco la prospettiva privacy, entra più volte in gioco quella proprietà intellettuale. Motivo per cui può essere rischioso interpretare il problema dell'open data, della gestione dei dati solo in un'ottica di privacy, che potrebbe essere fuorviante. Quella che trovate in carattere italico è la definizione di dato personale fornita dalla normativa italiana, che penso sia abbastanza nota, però la ribadiamo e la precisiamo, ovvero parliamo di dati personali quando abbiamo a che fare con informazioni che identificano, rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica. Ok, quindi questo è il concetto di dato personale, che come vedete si riferisce ad esempio unicamente alla persona fisica. Tutte le volte in cui invece non abbiamo a che fare con questa definizione, siamo in un campo che è fuori dal raggio d'azione della normativa sulla privacy, del diritto sulla privacy. Okay? Quindi, di fatto, la maggior parte, adesso non posso dare dei dati statistici per quantificare, però nella maggior parte dei casi invece il fenomeno open data interessa
l'altra prospettiva, che è quella della proprietà intellettuale, cioè tutte le volte in cui trattiamo dati che non toccano l'aspetto della sfera personale, che non hanno a che fare con questa definizione di dato personale, la prospettiva privacy viene meno e quindi entra in gioco solo e unicamente quella della proprietà intellettuale. A volte vedremo nemmeno quella, e adesso ve lo spiegherò nelle prossime slide. Quindi importante come premessa, questo punto deve essere molto chiaro. Allora, la domanda a cui vorrò rispondere in questo seminario, e anche magari per stimolare la vostra curiosità e magari raccogliere anche qualche primo spunto per i prossimi seminari, infatti quindi vi invito fin da subito, se c'è qualche aspetto che tocco e magari in maniera solamente superficiale oggi, perché appunto non si potrebbe fare diversamente in un seminario introduttivo, però di segnarvelo e magari segnalarcelo. Alla fine abbiamo una survey in cui c'è la possibilità di segnalare appunto argomenti più o meno interessanti, più o meno che più o meno stimolano la vostra curiosità. Allora, da un lato da una prospettiva di mera proprietà intellettuale, di diritto della proprietà intellettuale, esiste o non esiste una tutela sui dati? Perché diamo per scontato che adesso vedremo che se esiste o meno una tutela sui dati e se esiste in quali termini. Questa è, diciamo, la domanda generale a cui dovremmo arrivare in questa quasi ora di webinar. Questa nuvola è un po', un calderone in cui ci sono un po' di concetti, un po' di oggetti su cui il diritto alla proprietà intellettuale a volte mette le mani, a volte di cui il diritto alla proprietà intellettuale, della proprietà intellettuale si occupa. E direi che siamo già arrivati quasi al primo sondaggio, cioè mi interessa vedere, non è un'interrogazione ovviamente, è un sondaggio, voglio capire nella vostra, da parte della vostra sensibilità, della vostra conoscenza, secondo voi quali di questi oggetti che vi ho fatto vedere in questa slide, cioè informazioni, database, dati, idee, metodi, opere, documenti, quali di questi sono soggetti effettivamente alla tutela della proprietà intellettuale, a una delle varie tutele della proprietà intellettuale? Cioè poi proprietà intellettuale è un po' un termine forse fin troppo ampio che mette insieme varie cose, cioè brevetti, marchi, diritto d'autore. Quindi secondo voi stanno già arrivando, ok, è già comparso, Ferdinando ha lanciato il sondaggio, quindi adesso aspettiamo le risposte, così queste risposte già mi servono per capire un attimo così le vostre aspettative su questo. Sì, scusate, esatto, già, perché le persone che non vedono, perché qua davanti a me presso Palazzo di Regione Lombardia ho più di 10 persone. Allora, alcuni dicono opere, alcuni dicono idee, metodi. Quindi, ok, in realtà era meglio. Hanno risposto online? Sì, sì, sì. Ok, vediamo. Una risposta del 70% delle persone già. Ok, direi che. Aspettiamo un altro pochino perché vedo che stanno salendo. Forse era meglio che non lo dicevo, adesso con la risposta di quelli, delle persone qua in aula ho condizionato la risposta di quelli in casa. 76%. È un sondaggio. Avrei potuto metterne altre, nel senso, questi sono i classici oggetti che spesso entrano in gioco e che spesso sono anche, ve lo dico, oggetto di leggende metropolitane. Ok. Dai, direi che chiudo e vediamo qual è l'esito, lo vediamo. Vedo sulla tua piattaforma, sulle informazioni. Allora, abbiamo un vincitore che è Idee al 73%, scusate, il vincitore, perché non vedevo l'azzurro, è Opere con il 94% delle preferenze e poi viene subito Idee, dopo Metodi e Procedimenti con il 43%, sono percentuali, ho capito. Sul 70%, sì, sul 70% delle persone. Sì, ok. Poi database e per ultimo informazioni e dati. Ok, interessante come risposta. Quella la posso tenere un attimo per commentare. Io vi dico subito che, ad esempio, quella delle idee... Devo chiudere il sondaggio se vuoi far vedere la slide, però. Noi la vediamo. Ok, loro la vedono. Vabbè, sì, dai, va bene. Cioè, mi ricordo che sostanzialmente vincono... Ecco, tornate alle slide. Tornate alle slide. Allora, questa è la slide di prima, con barrate, cose che... di cui la proprietà intellettuale in realtà non si occupa, e quello sulle idee so che è una delle leggende metropolitane più diffuse e di cui spesso si è vittime. Cioè, non esiste una tutela giuridica sulle idee, e per fortuna,
direi, perché se no saremmo fermi probabilmente al 1700, cioè quando il primo diritto d'autore, il primo concetto di copyright prese, nel senso moderno del termine, prese forma. Nemmeno i metodi, ho messo tra parentesi documenti, perché dopo ve lo spiegherò meglio, in realtà il diritto d'autore, quantomeno quello italiano, non tratta, non trovate, se fate una ricerca per parole chiave all'interno della legge sul diritto d'autore, difficilmente trovate la parola documento, ma parla a volte di opere di documentazione, ad esempio le mere fotografie che sono considerate solo documentazione, vabbè, gli scritti, la riproduzione degli scritti di progetti. Allora in quel caso si tratta, si ha a che fare con una sorta di diritto connesso, che non è un diritto d'autore, perché il documento appunto non è un'opera creativa in sé, ma ha lo scopo di documentare dei fatti, documentare la realtà. E quindi squisitamente il diritto d'autore si occupa di opere, opere dell'ingegno, è la definizione chiave che sta alla base della normativa sul diritto d'autore. All'articolo 1 della legge sul diritto d'autore si cita l'opera dell'ingegno di carattere creativo come elemento essenziale della tutela del diritto d'autore, come l'oggetto essenziale della tutela del diritto d'autore. Lasciamo in sospeso un attimo invece informazioni, database e dati, perché saranno esattamente l'oggetto di tutte le nostre prossime slide, insieme ovviamente ad opere. Quindi, innanzitutto riflettiamo un attimo sulla differenza, perché nel sondaggio, questo dovuto al fatto che il sondaggio... Posso interrompere? Sì, è arrivata già una domanda. Abbiamo una questione da parte di Diego Giorio che dice... Io sarei cauto nel dire che gli open data impattano poco la privacy. Questo è vero certamente per grosse realtà, ma per realtà medio-piccole c'è il rischio. Guardando la questione da un punto di vista di big data, di non aggregare a sufficienza e di rendere quindi nominativi dati apparentemente anonimi. Sì, 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 sono ovviamente d'accordo, ma forse non mi sono chiarito, non mi sono spiegato bene. Non volevo dire quello, certo, è chiaro. Io ho fatto come premessa il fatto che se non abbiamo a che fare con dati identificativi, con quella definizione di dati personali, l'open data sposta in buona parte l'ottica, l'attenzione sul lato proprietà intellettuale. È ovvio che, se ho capito bene il commento, se poi i dati che non sono dati personali poi vengono rielaborati in modo tale che possono essere ricollegabili alla persona fisica, allora è ovvio che ritorna in gioco l'ottica proprietà. Ma perché? Perché, allora torno indietro alla slide con la definizione, no? Cosa dice la definizione? Informazioni che identificano o rendono identificabile. È il classico esempio di Google Maps che fa una foto ad altissima risoluzione, si vede la macchina di una persona parcheggiata in un certo punto, quindi non c'è un dato personale, però pian piano, se ancora un po' che zoomiamo, si vede la targa, allora comincia a diventare un dato personale. Quindi il lato, ovviamente, quando parliamo di open data, ad esempio, pensiamo già a tutti i casi in cui non parliamo di persone fisiche, ma parliamo di aziende. Okay? Già siamo fuori dalla definizione di un database di aziende, un database di marchi commerciali, quelli devono essere, cioè, se andate su il sito dell'ufficio marchi e brevetti italiano, c'è il report di tutti i marchi che sono stati depositati nel corso di questo mese, di questi anni. Perché? Perché tutti gli altri soggetti che registrano un marchio devono poter sapere se sono stati depositati dei marchi da non disturbare, diciamo, e soprattutto a chi risalgono, a chi fanno capo, no? Per sapere chi è il titolare. Quindi lì non entra in gioco un discorso di dato personale, ma entra in gioco un discorso di proprietà intellettuale, perché è un database, qualcuno questo database l'ha costituito, e quindi ci può essere appunto una tutela di proprietà intellettuale che adesso cercheremo di approfondire. Allora, torno al nostro discorso, quindi ho messo insieme nel sondaggio informazioni e dati, perché la possibilità di numero di domande era massimo 5, quindi vabbè, l'ho accorpata. In realtà nella mia idea originaria informazioni e dati erano separati, perché mi interessava capire se qualcuno percepiva la differenza. Magari lo chiediamo qua alle persone che sono presenti, no? Cioè, se dovessi chiedervi, c'è differenza tra informazione e dato, o sono sostanzialmente un sinonimo l'uno dell'altro? Informazione, allora qualcuno qua dice informazione dovrebbe essere più vasto. Più vasto in che senso?
Ok, quindi il dato è qualcosa di ancora più essenziale rispetto a... Perfetto, è esattamente quello a cui volevo arrivare. Infatti cominciamo a riflettere su questa distinzione, perché noi parliamo sempre di open data, quindi di dati aperti, ma forse abbiamo a che fare con informazione o con dati? Oppure sono sempre tutte e due le cose, e a seconda di come vengono utilizzati e correlati tra loro diventano informazione o dato? Ok, questo che volevo. E infatti esattamente vi do questo dato, 1225. Cosa è secondo voi? Può essere una data di una battaglia, può essere la fondazione di una città, può essere la misura di l'altezza di un, non so, ok, qualsiasi cosa, può essere i minuti trascorsi dall'inizio di un, ok, qualsiasi cosa. Allora, aggiungendo quest'altro dato, cioè l'unità di misura, abbiamo già capito che siamo in una dimensione di lunghezza, ok? Abbiamo capito che è l'altitudine, quindi abbiamo aggiunto un ulteriore dato, ed è l'altitudine del comune di Bormio, non so, preso a caso un comune della Lombardia. Questa roba qua comincia a essere informazione, ok? Oddio, forse anche al terzo step, no? Però l'informazione vera e propria, cioè cos'è che sto comunicando ai miei fruitori, agli utenti l'informazione? Cioè che il comune di Bormio sta ad un'altitudine sul livello del mare di 1225, fonte Wikipedia. Da lì sono andato a cercare, poi magari sono 1227 secondo il comune di Bormio. Ok, quindi già questa riflessione ci fa capire che noi dobbiamo stare un po' attenti, so che siamo arrivati al livello quasi della filosofia del diritto, stare lì a giocare sulle parole, però le parole sono importanti, come diceva qualcuno in un film, e quindi già tra dato e informazione abbiamo una certa differenza proprio concettuale. E quindi esiste una tutela su semplici dati, su semplici informazioni? C'è la domanda che vorrei arrivare. Noi parliamo tanto di open data, di dati aperti, quindi ci stiamo lì a scervellarsi su qual è la normativa da applicare, quali sono le licenze che possono essere applicate, ma forse dobbiamo farci una domanda ancora più a monte. Cioè, ma esiste o non esiste una tutela sui dati? Cioè, quando parliamo di semplici dati e semplici informazioni, esiste una tutela? Esempio, articolo 9,2 dell'accordo TRIPS, è uno dei più importanti trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale, 1994, dice che la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento e i concetti matematici in quanto tali. Ok? Quindi già questo risponde a buona parte del sondaggio, no, che abbiamo fatto prima, che era proprio provocatore, cercava un po' un attimo di stimolare un po' di curiosità nei presenti. Ovvero, il diritto d'autore tutela una opera dell'ingegno nella sua specifica espressione, ovvero lo stesso concetto, la stessa idea, lo stesso metodo di funzionamento lo possiamo descrivere, lo possiamo esprimere in vari modi diversi. Io faccio sempre come esempio, per far capire questo confine, del manuale di matematica, no? Quanti manuali di matematica ci sono in commercio? Quello per la scuola media, quello per la scuola superiore, quello per lo scientifico, quello per l'istituto, quello per l'università. Eppure i concetti matematici sono uguali a se stessi da quanti secoli, probabilmente, se togliamo la parte della matematica più recente, più sperimentale. Eppure ognuno di questi autori, professori di matematica, vanta legittimamente un diritto d'autore sul suo manuale. Perché? Perché non è l'idea, il procedimento, il metodo, il concetto in sé che viene tutelato, per fortuna, ma la scelta intellettuale specifica con cui lui ha espresso i vari concetti. E anche semplicemente l'ordine degli argomenti, decide di trattare prima le equazioni, poi i sistemi e poi le derivate, perché secondo lui c'è un certo procedimento e passaggio logico da fare. Secondo un altro autore probabilmente si può fare un giro diverso. Ok, quindi il fatto che le idee siano tutelate in sé è una grossa leggenda metropolitana che, ahimè, spesso coloro che vantano dei diritti di proprietà intellettuale vogliono far passare. Perché certo che se facciamo passare che io posso tutelare l'idea, ho una tutela più forte. Ok, ci serve da fare un discorso che però nel corso di un seminario, di un webinar di questo tipo non c'era il tempo e forse era anche un po' fuori tema. Ovviamente le idee, quando sono passibili di un'applicazione industriale, cioè sono invenzioni industriali, sono tutelate, ma con un'altra cosa che si chiama brevetto. Ok,
che ha tutto la sua, un suo meccanismo di funzionamento e dei fondamenti giuridici molto molto diversi a quelli del diritto d'autore. Per questo dicevo prima che forse non è proprio il caso di parlare di proprietà intellettuale, perché proprietà intellettuale è un po' un calderone, un concetto un po' ampio che mette dentro tutto e mette insieme cose che hanno principi di funzionamento molto molto diversi tra loro. Quando parliamo di open data siamo molto più, quasi esclusivamente, quasi unicamente nel campo del copyright, quindi del diritto d'autore. Però appunto il diritto d'autore allora non copre le idee, i procedimenti, i metodi. E allora le famose informazioni, semplici dati di cui abbiamo parlato, sono o non sono tutelate? Ok? È un quesito che lascio aperto, anche per chi ci segue via web come riflessione. Ma allora perché si dice che c'è una proprietà intellettuale sui dati? Perché se no, se non ci fosse proprietà intellettuale sui dati, avremmo risolto i nostri problemi. Inutile parlare di licenze, inutile star lì a fare ore e ore di formazione sull'open data, inutile aggiungere articoli al codice dell'amministrazione digitale e alle varie leggi regionali per diffondere dati liberi, perché tanto. Perché? Perché c'è la fregatura, cioè una direttiva europea del 1996, la cosiddetta tecnicamente chiamata direttiva 96-9 della Comunità Europea all'epoca, ha introdotto un particolare regime di tutela per le banche dati che agisce su più livelli. Dopo vi spiego su quali livelli e in quali termini, sarà la parte forse un po' più tecnica su cui vi chiedo il maggior livello d'attenzione, perché questa cosa dei più livelli in effetti è complessa. Però dal 96 abbiamo un particolare regime di tutela per le banche dati. Questo è il quadro della proprietà intellettuale in Unione Europea prima della direttiva del 96, cioè prima non si percepiva la questione delle banche dati, se non forse appunto le banche dati di carattere creativo, che erano comunque considerate opere dell'ingegno e quindi rientravano già all'epoca, già prima, sotto la tutela generica del diritto d'autore. E quindi prima avevamo solamente all'interno del nostro quadro di diritti d'autore solamente il diritto d'autore in senso stretto, cioè quello che tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo, classici esempi, cioè il romanzo, il brano musicale, la poesia, la grafica, il quadro, la fotografia creativa. E poi c'era il diritto connesso che tutela altri tipi di attività, l'attività ad esempio del produttore discografico, del produttore cinematografico, che sono un'attività non strettamente di creazione dell'opera, ma di confezionamento dell'opera per poterla portare al pubblico. E poi ci sono dei diritti connessi sulle opere di mera documentazione, cioè la legge italiana fa questa distinzione già di per sé complessa e delicata, che va un po', su cui bisogna un po' riflettere, tra le opere che hanno un carattere creativo, cioè che sono considerate opere dell'ingegno a tutti gli effetti, e le opere di mera documentazione. Il classico esempio è quello delle fotografie. La tutela delle fotografie in Italia ha questo duplice livello, per cui la fotografia che ha un carattere creativo è tutelata con la piena tutela del diritto d'autore, che è 70 anni dalla morte dell'autore. La fotografia di mera documentazione, ad esempio la fotografia fatta ad una manifestazione politica, cioè tutte le fotografie di mero reportage, rientrano sotto il diritto connesso di mere fotografie, che dura 20 anni dallo scatto della fotografia, quindi è bella, ben diversa la tutela. 70 anni dalla morte dell'autore, ok? 20 anni dallo scatto, vuol dire che l'altro può avere una tutela, calcolando che ormai l'aspettativa di vita è molto molto lunga, una tutela che supera i 150 anni se un fotografo è molto giovane, e l'altra dura 20 anni dallo scatto, quindi si va a vedere quando è indicato il copyright, la data, e si contano 20 anni, da quel momento poi l'opera diventa il pubblico dominio, quindi molte fotografie, e questo vale lo stesso discorso anche sull'opera di documentazione filmica, no? Per cui anche i documentari che superano un certo lasso di tempo, si conta dal periodo della registrazione, poi diventano il pubblico dominio. Non con i film, i prodotti della cinematografia, che invece hanno un carattere creativo, cioè hanno anche una non solo mera documentazione della realtà, ma sono anche racconto, anche storia, anche interpretazione. Vabbè, vi risparmio appunto tutta questa differenza, perché dovremmo fare altre 2 ore di lezione solo su quello. Adesso dobbiamo concentrarci un attimo sul discorso dei dati, no? Però oltre a questo già duplice livello di tutela, due
categorie di diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore fino al 96, si aggiunge un terzo livello dopo la direttiva del 96, che è quello del cosiddetto diritto sui generis. Ovvero, perché diritto sui generis? Perché è un diritto così sui generis, così particolare, che non poteva rientrare né nel concetto di diritto connesso né nel concetto di diritto d'autore, anche tirandoli al massimo della loro elasticità. Allora il legislatore europeo ha parlato di diritto sui generis, ed è un diritto che tutela le banche dati anche quando non sono banche dati creative, cioè anche quando il criterio di selezione e organizzazione del materiale non ha quel livello di creatività sufficiente per farle arrivare a sorgere al livello di opera dell'ingegno. Perché in quel caso c'era già il diritto d'autore che tutelava, il classico 70 anni della morte dell'autore, l'autore della banca dati. Questo però aggiunge un ulteriore livello di tutela per le banche dati che sono anche prive di carattere creativo. Per farvi un esempio di una banca dati che non ha un carattere creativo, il classico esempio di scuola che si utilizza è l'elenco telefonico. L'elenco telefonico è una banca dati complessa, perché comunque bisogna raccoglierli, organizzarli e curarne l'aggiornamento, ma sono messi in ordine alfabetico, ok? E quindi non c'è nessun tipo di intervento intellettuale che si possa considerare creativo, ok? Quindi quella roba lì, secondo il regime pre-1996, non aveva nessun tipo di tutela, era semplicemente un agglomerato di dati messi in ordine alfabetico, e quindi chiunque poteva riutilizzarlo senza problemi. Il legislatore europeo ha pensato che invece fosse opportuno dare una tutela anche a questo tipo di banche dati. Perché? Perché comunque realizzare un elenco telefonico, realizzare un altro tipo di banca, facciamo un altro esempio, tornando all'altitudine del comune di Bormio, tutti i comuni della Lombardia messi in ordine di altitudine, da quello più a livello del mare fino a quello più in alto. Okay? Lì non c'è creatività. Perché? Perché stiamo utilizzando un criterio che è numerico, no? Okay? Dal più basso al più alto, oppure viceversa. La tecnologia ci permette di farlo anche in modo molto molto semplice adesso, basta avere un foglio Excel, si dice ordina per altezza, ordina per numero. Ok, quindi quella roba lì non può rientrare nel concetto di diritto d'autore, tantomeno di diritto connesso, e quindi se si vuole tutelarla specificamente è necessario creare un nuovo diritto. Questa cosa è molto discussa, perché è un diritto che ha alcune particolarità e alcune anche aspetti critici, su cui ancora il dibattito nell'ambito della comunità scientifica e giuridica è ancora aperto, però ce l'abbiamo, sta compiendo quasi 20 anni, insomma 18 anni che ce l'abbiamo, e quindi dobbiamo capire come funziona. Ed è quello che avremo spesso tra i piedi quando parleremo di Open Data. Okay. Quindi, vabbè, diamo una definizione di banca dati, perché si dà per scontato che si sappia, però. Allora, banca dati è una raccolta organizzata di dati. La definizione precisa della direttiva è una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo. Che adesso ormai diamo per scontato che la banca dati sia la banca dati che si fruisce attraverso un sistema elettronico, un mezzo elettronico, un computer, un cellulare o un server, ma l'esempio dell'elenco del telefono è un esempio di banca dati che è fruita ancora magari su carta, vuol dire stanno sparendo anche loro, però. E quindi abbiamo creato questo duplice livello di tutela, triplice, nel senso che ho messo anche nella slide l'aspetto di nessuna tutela, cioè perché c'è un livello tale per cui se l'informazione è singola e fuori da un database, non riceve nessun tipo di tutela. Poi c'è il livello, quello più basso del diritto sui generis, e poi il livello, quello massimo, che è quello di diritto d'autore. Ma come vedete sono due livelli che ho colorato volutamente con due scale di colori diversi, perché sono due livelli che agiscono indipendentemente l'uno dall'altro. E passando alla successiva slide capite la differenza tra database non creativo e database creativo e il tipo di tutela che può avere. Quindi se abbiamo a che fare con semplici dati o semplici informazioni, in sé non hanno nessuna tutela, per quello che abbiamo spiegato prima. Organizzati all'interno di un database, hanno comunque il primo livello di tutela, indipendentemente che il database sia creativo o non creativo. Se il database ha anche quel livello di creatività che lo fa assurgere allo status di opera dell'ingegno di carattere creativo a tutti gli effetti, ha anche un diritto
d'autore. Ok? Quindi sono sommati, nel caso del database creativo, il titolare, l'autore del database è anche costitutore del database e quindi ha sia la tutela di diritto d'autore sia la tutela del diritto sui generis. Quindi è complessa la cosa, lo capisco, ed è uno dei temi su cui all'esame di diritto d'autore e di diritto industriale si arriva la domanda sui database, lo studente dice orca, proprio quella, sì, proprio quella. Perché effettivamente da capire, per capirlo ci vuole un po'. Allora, quindi tecnicamente quello a cui volevo arrivare e che volevo spiegare bene era che non sono i dati in sé ad essere tutelati, che l'abbiamo spiegato più volte, no? Ma le banche dati. Anche se vedremo, diciamo a causa del particolare comportamento di questo diritto sui generis, c'è comunque questa cosa si riflette anche sui dati nudi e crudi inseriti nel database, dopo vi spiego in quali termini. E quindi il database, cioè i dati vengono tutelati solo in quanto aggregati e organizzati all'interno del database, e adesso vi spiego in quali termini. Sono arrivate domande, sono arrivate curiosità, però adesso no, quindi vuol dire che o li ho sconvolti oppure sto andando via talmente bene. Qua in sala c'è qualche osservazione, vedo che fate sì. Quindi... No, a me stava... sto cercando di capire qual è il database creativo. Database creativo, è giusto, buona domanda. Database creativo, non l'ho detto come esempio. Un database creativo, sparo un esempio che si usa anche lì a livello proprio di scuola, un database di quadri e sculture, quindi un CD-ROM che contiene tutti i quadri e sculture, no, ma al di là del fatto che siano quadri e sculture, però che in cui la disposizione di questo database corrisponde a un percorso che l'autore del database ha creato, basato ad esempio sugli stili, oppure sulla storia dei vari autori. Allora, lì c'è l'intervento intellettuale di qualcuno che non ti dispone i quadri in ordine alfabetico o di data, che è un criterio necessitato, ma c'è l'intervento di qualcuno che ti dice è meglio che guardi prima Van Gogh e poi Picasso e ti spiego il percorso per cui passare dall'uno e poi all'altro ti fa capire di più. Okay? Ovviamente poi i diritti delle opere che sono inseriti, cioè se sono quadri e ci sono ancora dei diritti, l'autore del quadro ha ancora i suoi diritti e sono autonomi rispetto alla banca dati. La banca dati è diciamo la griglia entro cui vengono disposti queste opere e in cui l'autore del database ha diciamo trasmesso la sua visione creativa nell'organizzazione del database, ok? Quindi questo è un altro esempio. Sì, altra domanda? Per fare un esempio concreto, se uno di noi ingegneri di un database con strumenti di Office Automation a disposizione di un page, diciamo che di amministrazione, non so, sì. In quale categoria va a credere? Okay, ripeto, dell'opera, okay, ripeto la domanda. Se qualcuno reingegnerizza un database, quindi un agglomerato anche generico di dati, quindi gli fa fare qualcosa in più rispetto a questa la domanda, no? Rispetto... intendo dire con le maschere di accesso. Ah, ecco, no, allora, ok. Se c'è anche una questione applicativa di software, sì, sostanzialmente, di software. Ecco, allora, lì sostanzialmente sono due piani anche di separati, perché il software è un'opera dell'ingegno, e questo non c'è dubbio, rientra sotto il concetto di opera dell'ingegno, ovviamente se parliamo di software che è stato sviluppato originariamente, non è preso. Allora lì niente, si tengono semplicemente separate le due opere. Uno è il software e l'altro è il dataset su cui il software agisce. Quindi, classico esempio, no? Il navigatore satellitare, che sia il TomTom, che sia quello di Google, che sia un altro, cos'ha? Sotto ha un database di strade, di dati vettoriali per capire dove devi andare, di sensi unici, di nomi di strade, ok? Ma il software che ti fa vedere, che ti fa navigare, è una cosa separata. Tant'è che addirittura se andate a leggere i credit di un navigatore, c'è scritto chi fa il software e c'è scritto sono due aziende separate e chi fornisce i dati geografici, ok? Quindi quello è diverso. Sono due piani ulteriormente separati e sul software non c'è dubbio, non ricade assolutamente sotto il diritto sui generis, ma semplicemente sotto il diritto d'autore classico, il copyright, perché il codice sorgente rientra, viene equiparato ad opera letteraria in quanto una sorta di testo sintattico che ha una sintassi per far funzionare il computer. Prego.
Un'ulteriore domanda era questa. Se questo software viene prodotto per l'amministrazione, da un impiegato dell'amministrazione, okay. Di chi è la proprietà intellettuale? Di chi è la proprietà? Questo è proprio off topic. Nel senso che questo potrebbe essere il tema di un seminario, allora chiedere, perché ripeto la domanda, no? Di chi è la proprietà intellettuale di un software di sviluppo? L'ho sempre chiesto quando realizzo io. Allora, c'è un articolo precisamente, c'è un articolo molto chiaro sulla legge del diritto d'autore che dice che come eccezione al principio generale che invece dà il diritto d'autore alla persona fisica, all'essere umano che sviluppa la creazione, nel caso di banche dati e software, il diritto d'autore e i diritti di tutela vengono automaticamente presi dal datore di lavoro, ma se ciò viene sviluppato all'interno di un rapporto di effettiva dipendenza. E non è così facile, perché a volte ci sono i casi liberi in cui uno fa l'assegnista di ricerca presso un particolare, l'assegnista di ricerca è dipendente oppure il consulente che sviluppa software all'interno delle strutture dell'azienda, ma in realtà ha una partita IVA e fa una normale fattura. Però siamo molto molto fuori tema e magari questa ce la segniamo come possibile approfondimento. C'era molto... forse un'altra domanda. Il caso classico, quello delle app. Le app per smartphone è il classico esempio per cui l'app ha un copyright di colui che ha sviluppato l'applicazione, che va a chiamare dei dataset, a volte più dataset, quella dell'applicazione per i treni, no? Interroga il database di Trenord, interroga il database di Regione Veneto, il database di Trenitalia, di Nuovo Trasporto Viaggiatore, e ti dà tutte le informazioni, ma non è che le due cose sono necessariamente integrate. Il software chiama dei dataset che sono opere separate. Ok. Quindi forse anticipo qualche cosa che probabilmente direi nelle prossime volte, però la licenza di uso che utilizziamo noi per pubblicare in Open Data dice proprio questo. Puoi fare uso di tutti i dati che noi ti mettiamo a disposizione, l'importante è che tu citi la fonte. L'applicazione che fai è la tua applicazione, certo. Noi non ne siamo responsabili. Ok. Ok, adesso arrivano quindi le slide che vi spiegano di preciso come funzionano questi due livelli di tutela sui database. Il primo livello è quello del diritto d'autore. La fonte sono gli articoli 64, quinquies e sextes della legge sul diritto d'autore, dopo li vediamo. Allora, oggetto della tutela, cosa sono? Abbiamo detto le banche dati, che per i criteri di organizzazione dei dati hanno quel requisito del carattere creativo. Il titolare del diritto chi è? L'autore della banca dati, cioè la persona fisica che ha sviluppato, che ha creato la banca dati. E si parla legittimamente di autore, perché questa è una tutela di diritto d'autore a tutti gli effetti. L'effetto del diritto qual è? Che l'autore ha un diritto esclusivo, cioè esclusivo nel senso che può escludere gli altri dallo sfruttamento dell'opera. Questo diritto esclusivo copre la riproduzione, la traduzione, l'adattamento, il diffondere al pubblico della banca dati, la diffusione al pubblico della banca dati, cioè vuol dire che solo lui può decidere, può riservarsi questo diritto, decidere a chi darlo, questo diritto di riprodurre, tradurre, adattare, diffondere al pubblico la banca dati, che è il classico del copyright, il titolare del brano musicale ha simili diritti, cioè ha lui il diritto di riprodurre il brano musicale, cioè adattarlo, diffonderlo al pubblico, ok? La durata del diritto, l'abbiamo detto, è 70 anni dalla morte dell'autore, quindi una durata pesante, lunga, okay? Molto lunga, se pensate quanto diventano obsolete certi tipi di opere in ambito tecnologico, usate al software. La stessa cosa, il software è 70 anni dalla morte dell'autore, punto. Quindi un software può essere tutelato probabilmente fino al 2100 e qualcosa, a seconda di quanto, se consideriamo gli sviluppatori come sono giovani. Il secondo livello di tutela è quello del diritto sui generis, che va appunto a sovrapporsi a quello del diritto d'autore. L'oggetto del diritto nel caso del diritto sui generis è qualsiasi banca dati, quindi al di là che sia creativo o meno, quindi anche prima del carattere creativo, che abbia richiesto, però c'è questo, al posto del carattere creativo c'è questo, la legge ha creato questo invece requisito che sembra un po' più basso come livello, nel senso che il carattere creativo richiede appunto lo sforzo intellettuale che abbiamo detto prima, qua invece si chiede semplicemente che sia stato richiesto un rilevante investimento per la costituzione della banca dati. E qui tutti si sono, ma cosa vuol dire rilevante investimento? Sì, in realtà anche cosa vuol dire carattere creativo?
differenza è che sul carattere creativo abbiamo fior fior di giurisprudenza, perché è un principio che è nato già dal 1941, dalla prima versione della legge. Questo è un principio inserito più recentemente nella legge, e quindi abbiamo meno casi su cui basarsi, però questo è il principio, ed è un principio che c'è più o meno in tutti i paesi dell'Unione Europea, perché è derivato dalla direttiva. Cioè, le norme della legge sul diritto d'autore, sul famoso diritto sui generi, sulla tutela delle banche dati, sono sostanzialmente un copia e incolla più o meno adattato del testo della direttiva. Questo sta succedendo dalle tutte le ultime riforme degli ultimi 15-20 anni della legge sul diritto d'autore italiano, sono il recepimento abbastanza asettico di principi già stabiliti in sede europea. E questo è il requisito che viene richiesto, cioè ci deve esserci stato un rilevante investimento nella costituzione della banca dati affinché scatti il diritto sui generis, perché altrimenti non è neanche tutelata con il diritto sui generis. È semplicemente agglomerato di dati e rientra nel concetto di dato nudo e crudo, che non ha nessun tipo di tutela. Il titolare del diritto, la legge parla di costitutore di banca dati, cioè colui che ha effettuato questo rilevante investimento, che non è necessariamente una persona fisica, anzi, parlando di investimento, è più facile che sia un soggetto commerciale, okay? Colui che ha effettivamente pagato e investito per la costituzione del database. Dimmi, c'è una domanda? Sì, abbiamo una domanda da Giovanni Aiello. Quindi, se creo una base dati e qualcun altro riversa dei dati nel DB, la proprietà è comunque mia? È il classico caso, cioè io creo la scatola vuota e le informazioni vengono inserite. La risposta è, bisogna vedere chi ha fatto il rilevante investimento, e quindi la domanda qua è un po' generica, però a occhio mi verrebbe da dire sì, cioè è di colui che ha messo il server, che ha fatto la fatica di creare anche appunto gli applicativi, perché caricare un dato richiede che ci sia un applicativo, un'interfaccia. Ok, quindi quella roba lì potrebbe essere intesa come sintomo di questo rilevante investimento. I 100.000 utenti che si collegano e stanno lì 3 minuti per inserire i semplici dati non fanno un rilevante investimento, quindi non fanno scattare il requisito del rilevante investimento. E quindi sì, la risposta è, come al solito, dipende, nel senso che bisogna vedere di caso in caso chi ha fatto. Questo è un caso molto importante. Certo, è il caso, lo so, ma anche ci stiamo... Cioè, noi facciamo una rilevazione biennale di dati da soggetti esterni, quali sono i comuni... Esatto, sì, conosco la questione. E conferiscono appunto dei dati di dettaglio sul proprio patrimonio immobiliare. La domanda a questo punto è, certo, io come Regione Lombardia sono proprietaria a questo punto del database complessivo risultante da questo, e quindi posso cedere questi dati a chi voglio o no? Senza aver prima consultato gli enti che mi hanno conferito i dati. Ok, conosciamo bene la questione, perché ce ne stiamo occupando, sì, me ne sto occupando appunto anche per una questione parallela di consulenza, però è proprio quella la questione. Allora, esatto, bella domanda, ci vuole una liberatoria o no? Visto che la liberatoria spesso non costa nulla, io per sicurezza come avvocato, no, se non viene da me mi chiede, la faccio o non la faccio? Io dico sì, la faccia, se si può. Il problema qual è? È quando il danno è già stato fatto, cioè quando i dati sono già stati raccolti e ho questo bello agglomerato di dati e dico, caspita, però io non gli ho chiesto l'autorizzazione. L'autorizzazione, sì, una liberatoria, comunque più che una liberatoria è una specie di rendere edotto, cioè dico all'utente, sappi che questa roba andrà esatto, un'informativa, perché non si può parlare di una vera e propria cessione dei diritti, perché sul dato, abbiamo detto, in sé non c'è una proprietà, quindi lui stesso che lo inserisce non ha una proprietà su quel dato lì, perché il fatto che il comune di Bormio sia a 1225 metri sul livello del mare non appartiene a nessuno quel dato lì, neanche al comune di Bormio, neanche ok, quindi il comune di Bormio che lo inserisce all'interno di un database, allora è diverso. Questo no. Sì che è un dato, allora è diverso. Me lo conferisce, no, come dato di dettaglio, io Regione Lombardia lo elaboro come dato statistico, ma la domanda è, io come Regione Lombardia posso cedere a terzi? Allora è diverso. Qua non stiamo parlando di un dato semplice, ma il Comune di Bormio vi sta già cedendo un database. Vi sta già cedendo un database. Allora lì è un altro discorso. Allora lì sì, lì siamo pienamente nel caso della cessione dei diritti. Quindi se ci sta dando qualcosa che è già stata
organizzata all'interno di un database e quindi ha già una sua autonomia, dobbiamo occuparci della cessione di questo diritto. Ok? Eh sì, un vero contratto di cessione, sì. Vabbè, comunque, sono casi che forse è il caso, sì. No, forse più in una serie più che altro di consulenza. Sì, c'è un'altra domanda, rilevante investimento? Rilevante investimento anche di tempo? Sì, allora, rilevante investimento è inteso in senso ampio, cioè risorse, quindi è chiaro che c'è anche il lavoro, il tempo speso. Quindi sì, la domanda era, sono solo perché economico e generico, no? Monetarie, cioè deve esserci stato un esborso monetario, la mia risposta è secondo me no, penso che rilevante investimento vuol dire che c'è stato anche un'attività di risorse umane, di tempo, di competenze. Ok, io direi di andare avanti perché sennò non riusciamo a finire. Le teniamo un attimo. Sì, teniamo in sospeso. In sospeso anche domande da. Così finiamo perché credo che risponderò con questa slide, non è ancora finita. Quindi il titolare di diritto è colui che ha effettuato il rilevante investimento, cioè il cosiddetto costitutore della banca dati. In inglese viene usato il termine maker, fattore della banca dati. Il testo italiano l'ha tradotto con costitutore. L'effetto del diritto qual è? Vengono riservate, questa attenzione, perché è esattamente la chiave che differenzia l'impatto che ha il diritto sui generis rispetto a quello che ha il copyright. Vengono riservate al titolare, cioè al famoso costitutore, le attività di estrazione e reimpiego di parti sostanziali della banca dati. Cioè vuol dire che lui può vietare che vengano fatte attività di estrazione e di reimpiego, non dei dati, di parti sostanziali dei dati. Allora qua, che cosa si intende per estrazione, che cosa si intende per riempiego, ma soprattutto che cosa si intende per parte sostanziale? Una parte che sia rilevante, nel senso che su un database di 100.000 record, se ne estraggo 50, probabilmente non è una parte rilevante. Ok? Ma non è detto, perché potrebbero essere 50 molto importanti che rendono il database particolarmente innovativo e interessante, quindi è un concetto molto molto relativo. E per rispondere a questa domanda, purtroppo anche lì la risposta è sempre dipende. Perché? Perché dobbiamo vedere il caso concreto e soprattutto dobbiamo leggere un sacco di giurisprudenza che ha deciso su casi di questo tipo per capire effettivamente poi i giudici come tracciano questo confine che è molto molto sottile. Dimmi, c'è una domanda. Il 15% delle pagine. Il 15% delle pagine del libro, vabbè, in realtà lì siamo in un campo che è puro copyright. E poi no, nel senso che lì abbiamo un dato che è molto misurabile, perché il 15% escluse le pagine di pubblicità e le pagine, diciamo, di convenevoli di un libro, di una rivista, e quindi è più facile arrivare ad una definizione. Parte sostanziale della banca dati insomma, è un concetto su cui bisogna riflettere caso per caso. Okay? E la durata del diritto, che cambia, non sono più 70 anni dalla morte dell'autore, ma sono 15 anni dalla messa in commercio della banca dati. Voi dite, oh che bello, 15 anni, quindi dura poco. C'è la fregatura in questi 15 anni della messa in commercio, perché, vabbè, non l'ho messo nella slide, ma la norma dice che i 15 anni però ripartono nel momento in cui venga fatta un'attività di aggiornamento sostanziale del database. Quindi abbiamo creato il primo diritto di proprietà intellettuale infinito nella storia. È vero, questo è uno degli abomini che l'Unione Europea ha creato attraverso questo diritto sui generis, perché è così, il trucco è quello, io ho un database che è online, come ormai più o meno il 95% dei database online, cambio il copyright ogni anno perché dico ma sì, ma io lo sto manutenendo e quindi comunque è già quello un'attività di aggiornamento. Cambio ogni tanto l'interfaccia grafica, cambio qualche record di ricerca e continuo a cambiare il copyright e questi 15 anni continuano ad andare avanti. Se fossimo nel mondo offline è già un pochettino più difficile, nel senso che se io, facciamo l'esempio di noi avvocati che abbiamo i famosi CD-ROM con le sentenze e le leggi, no? Quelli adesso anche lì non stanno perdendo commercio, anche effetti di mercato anche loro, perché tutti vogliono l'abbonamento online, perché è aggiornato e più, ok. Però una volta c'era, ti compravi in studio il tuo ogni 3 mesi, 6 mesi l'abbonamento e ti arrivava il CD-ROM. Se hai in studio il CD-ROM del 2001,
no scusate, del 1999, quelli sono fuori dal diritto sui generis, perché sono scaduti, però quella versione lì, cioè vuol dire che io posso prendere quello e riutilizzare, fare attività di estrazione e reimpiego senza chiedere nulla a nessuno, perché all'interno ci sono leggi e quindi su quelle non c'è diritto d'autore, o sentenze, stesso discorso, articolo 5 legge sul diritto d'autore, è pubblico dominio il contenuto, e diventa pubblico dominio anche il diritto sui generis, perché scade, grazie al cielo, dopo 15 anni dalla messa in commercio della banca dati. La fregatura è quando la banca dati è online è soggetta ad un continuo aggiornamento. Quindi abbiamo creato ciò che il diritto d'autore classico aveva per anni e per secoli dichiarato impossibile, cioè un monopolio infinito, perché il diritto d'autore è, come anche il brevetto, cioè qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, è un diritto che vuole dare ad un soggetto un monopolio temporaneo affinché lui possa remunerarsi, ma poi questo monopolio scade e tutto l'oggetto, l'opera o l'invenzione diventano patrimonio dell'umanità e diventano di pubblico dominio. Prima o poi arriva per tutti, anche se stanno cercando di allungarlo, 70 anni, 95 anni in alcuni casi, hanno cercato il più possibile di allungarlo, però arriva un momento per qualsiasi tipo di opera in cui questo diritto, questa tutela di proprietà intellettuale finisce. In questo caso siamo riusciti, attraverso questo accrocchio giuridico, a creare un diritto che di fatto, perché sulla carta finisce ogni 15 anni, ma di fatto poi si riesce a prolungare all'infinito. Le norme di riferimento sono queste, una abbiamo già citata, quindi come definizioni e principi generali abbiamo la direttiva del 96, la numero 9 del 96 dell'Unione Europea, e quindi dà dei principi generali che sono comuni a tutti i paesi dell'Unione Europea. Poi gli articoli 64, 5 e 6 della legge sul diritto d'autore, la legge 73 del 41, che parlano della tutela di diritto d'autore per le banche dati, quella che abbiamo visto nelle due slide precedenti. La legge, attenzione, è 73 del 1941, ma sì, è stata aggiornata più volte. Cioè, il testo che abbiamo adesso è il frutto di vari aggiornamenti, quello del 96 è stato incorporato, cioè i principi della direttiva sono stati portati all'interno di questi articoli che, guarda caso, si chiamano quinques e sexies, perché sono appunto frutto di un'aggiunta successiva. Stessa cosa, articoli 102 bis e ter della stessa legge, che invece si occupano del diritto sui generis, quindi di questo famoso diritto del costitutore di una banca dati. Allora, siamo arrivati alle conclusioni, cioè quali sono i quesiti, gli utili quesiti da porsi, cioè quando abbiamo a che fare con una banca dati, cioè capire un attimo, prima di star lì a cervellarsi sul tipo di licenza, sul tipo di normativa, facciamoci queste 5 domande base che vi ho predisposto. Allora, domanda zero, innanzitutto siamo o non siamo in ambito europeo? Perché se siamo fuori dall'Unione Europea, ad esempio negli Stati Uniti, il diritto sui generis non c'è proprio, non ce l'hanno. Loro tutelano le banche dati con un altro metodo, cioè se sono banche dati di carattere creativo utilizzano il copyright, come si è sempre fatto, ma non c'è una tutela che copra questa roba qui, cioè l'estrazione del dato e il reimpiego di parte sostanziale del database. Tant'è che quando, faccio un esempio, le famose licenze Creative Commons, di cui parleremo nei prossimi seminari, sono licenze che vengono dall'ordinamento americano e poi sono state portate nei vari ordinamenti. Semplicemente gli americani non ci avevano pensato, infatti fino alla licenza 4.0, la versione 4.0 delle licenze, non si parla delle licenze di diritto sui generis, e quindi se utilizzate in Europa non funzionavano bene sui database. Ok? Questo per farvi capire di come i due sistemi giuridici abbiano delle differenze mastodontiche, no? su questo aspetto. E gli americani, i giuristi di Creative Commons non sono proprio gli ultimi arrivati, semplicemente non avendo sensibilità su questo tema avevano emesso delle licenze che non consideravano questo diritto, e quindi se tu le applicavi su un database qua in Europa, cioè non licenziavi quel diritto. Io ho fatto un articolo che si intitolava licenze che non licenziano, perché mancava quell'aspetto lì, poi ve lo spiegherò meglio nei prossimi seminari. Però una prima domanda da farsi è quella, cioè siamo o non siamo in ambito europeo? Perché se stiamo parlando di un ed è una domanda bella, perché è anche interessante, perché nel mondo di internet non è sempre facile capire da che parte siamo, ok? Quindi è un diritto che è stato inventato nel 96 e non hanno pensato al fatto che prima o poi tutto sarebbe stato spostato nel giro di pochi anni online, e quindi uscendo dai confini delle legislazioni nazionali. Vabbè, quindi prima domanda. Seconda domanda, ho a che fare con un database in senso proprio? Cioè, è un database o sono semplici dati sciolti che io sto aggregando in qualche modo, ma che sono patrimonio, diciamo, di tutti, perché sono semplici informazioni, semplici dati? Perché se non è un database non scatta neanche quel livello di tutela.
questo database ha o non ha un carattere creativo per capire se siamo sotto l'una o l'altro tipo di tutela. E poi la costituzione di questo database ha richiesto o non ha richiesto un rilevante investimento? Perché se non c'è un rilevante investimento non scatta la tutela del diritto sui generis. E infine l'ultima domanda, sto facendo un'attività di estrazione e reimpiego di parte sostanziale del database? Ok, quindi come vedete queste sono tutte domande che prescindono dalla licenza o non licenza, dal titolarità del dato, cioè domande che a me, utente o riutilizzatore di una banca dati o di dati sciolti, interessano per capire se effettivamente devo chiedere permesso a qualcuno, perché forse ci sono casi in cui non devo chiedere permesso a nessuno. Okay? Senza che io debba nemmeno andare a verificare la licenza. Poi se il titolare della banca dati mi ha messo fuori una licenza, allora mi sta facendo anche un favore perché mi sta espressamente dicendo cosa posso fare e cosa non posso fare. Però ci sono casi in cui non c'è nemmeno bisogno di interrogarmi sulla titolarità del dato, sulla licenza. Perché? Perché rispondendo a queste domande può essere che venga fuori che non c'è nessun tipo di tutela su quella roba lì. Se le risposte sono tutte no. Se le risposte sono tutte no, può essere che appunto non ci sia nessun tipo di tutela. Quindi siamo arrivati alla risposta alla mia domanda provocatoria che avevo messo all'inizio delle slide. Cioè, c'è sempre una tutela sui dati? C'è nei sensi, nei termini, nelle condizioni che abbiamo spiegato in questa oretta che è arrivata, ed è passata, sono le 13. Spero di aver... è tutto chiaro, nel senso perché capisco che sia veramente... cioè questa cosa dei livelli, dei due diversi... cioè capisco che sia complesso, cioè, ci ho messo veramente tanti, tanti anni anch'io a mettere a fuoco bene questi aspetti, essendo un giurista, quindi ammetto che anche per chi non è del settore possa essere ancora più complesso. Due domande che mi sembrano interessanti, che magari anche queste sì. Potrei rispondere che dipende oppure ci li affrontiamo meglio la prossima volta. C'è una norma che regola il passaggio del dato da un sistema all'altro. Cioè, se ho un sistema software che elabora un dato senza però salvarne il contenuto, ad esempio sistemi software che lavorano su dati cittadini, senza che però se ne tiene traccia dopo l'elaborazione, è un'attività normata in qualche modo? Non riesco a rispondere così. Lo teniamo in sospeso per la prossima volta. È una domanda molto, molto complessa. E l'altra invece è la normativa sul diritto intellettuale. La banca dati fa riferimento anche a dove la banca dati fisicamente sta. Non capisco la questione, nel senso che la banca dati alle isole Fiji. Ah, ok. Allora sul discorso di dove sta fisicamente, cioè su quale server, è un problema che non attiene solo al diritto delle banche dati, è un problema che attiene a tutto il mondo del diritto nel momento in cui si entra in rete, no? Cioè, quando voi twittate su Twitter o siete su Facebook, senza che ve ne rendiate tanto conto, state agendo sotto le norme dello Stato del Delaware, ad esempio. Perché? Perché avete accettato all'atto dell'iscrizione su Facebook i termini d'uso, i quali dicono che la legislazione di riferimento di tutta la piattaforma è quella del Delaware, pur essendo Facebook un soggetto basato in California e pur essendo un'azienda che ha comunque una sede anche a Dublino per quanto riguarda gli aspetti commerciali e fiscali. Quindi il problema di dove sta, di quale legislazione va applicata ai singoli casi quando siamo in internet è un problema generalizzato che non tocca solamente quello delle banche dati. Quindi non c'è caso per caso nelle norme un riferimento a come ci si deve comportare, perché non ne usciremmo vivi, ci vorrebbero delle leggi che già sono fin troppo lunghe le nostre, ma ci sono dei principi generali del cosiddetto diritto internazionale privato che ci danno alcuni criteri su qual è la cosiddetta legge applicabile al caso singolo, e anche lì non c'è mai la risposta a priori, cioè nel caso del copyright, l'autore italiano che pubblica con un editore francese ma distribuisce il libro in Germania, perché lì è il suo pubblico. Bisogna capire qual è, nel contratto d'edizione bisogna tenere d'occhio, tenere in considerazione gli aspetti comuni delle tre legislazioni, cercare di capire di volta in volta, ma non si saprà mai a priori, perché potrà nascere una causa sulla distribuzione del libro in Germania e può essere che il giudice competente per quel singolo caso sia quello tedesco. E allora sia l'editore che l'autore, francese e italiano, andranno a fare il processo di fronte al giudice tedesco e probabilmente sotto legge tedesca. Quindi è difficilissimo dare una risposta a priori su questa cosa quando siamo in internet.
scusate, non ho capito quanto detto sulla questione Creative Commons, tutti pubblicano su Open Data con licenza Creative Commons, è sbagliato? No, avevo detto appunto che fino a una tot versione le licenze Creative Commons non licenziavano, dalle nuove versioni il problema non si pone, però prima sì, era, non è che era sbagliato, era un po' ingenuo semplicemente, erano le, invito l'utente a cercare su Google il mio articolo su database licensing, c'era proprio un paragrafo, ecco, all'interno di questo libro, c'è proprio la slide, è vero, ho riportato quell'articolo in parte in questo libro, quindi c'è una parte che un paragrafo che si intitola licenze che non licenzi, no? E spiego come nelle vecchie versioni delle licenze il diritto sui generis non era contemplato e quindi se tu applicavi una licenza Creative Commons vecchia generazione a un dataset, a un database, non è che facevi chissà cosa di sbagliato, è che semplicemente non stavi rilasciando veramente il database, perché non stavi dicendo che il diritto sui generis era rilasciato secondo quei termini. Non è un caso che in Italia abbiamo fatto l'Italian Open Data License. Esatto, quelle licenze tipo la IODL, Italian Open Data License, oppure la ODBL, che è quella utilizzata dal progetto OpenStreetMap, ad esempio, sono esattamente licenze nate per rispondere a questo problema. Qual è la fregatura? Che poi giusto l'anno dopo che OpenStreetMap ha fatto il passaggio alla ODBL, Creative Commons, ci è arrivata e ha fatto la versione 4.0 delle licenze, che invece funziona benissimo, e quindi è consigliabile usare quella, piuttosto che utilizzare le licenze. E quindi si è creato questa cosiddetto license proliferation, cioè duplicazione e eccessiva produzione di licenze, che poi allo studio, a ben vedere, fanno più o meno tutte la stessa cosa, ma lo fanno in modo diverso, perché a seconda del progetto che ha redatto la licenza. Questo è un problema. Comunque la questione del licensing sarà sicuramente oggetto di uno dei seminari e adesso vediamo un po' anche gli spunti che sono arrivati e vediamo se è il caso. Quello sul software è effettivamente un tema caldo, non avevamo pensato, noi abbiamo pensato solo cose sui dati, però può essere interessante approfondirlo. Comunque vi invito poi a vedere anche il riprendo io il libro. Velocemente il controllo soltanto per diciamo i saluti finali. Poi le slide saranno a disposizione e loro stesse con licenza Creative Commons, come potete vedere, quindi le potrete riutilizzare. Ok, vediamo se compare. Ecco la schermata. C'è la licenza. L'ultima slide aveva la licenza. Troppo presto No, poi la vedrete. La slide. No, soltanto per dire appunto, noi a questo punto vi ringraziamo per l'attenzione, ci vediamo al prossimo appuntamento che prosegue questo tema il 13/11/2014. Sotto ci sono anche le informazioni sui due siti di Regione Lombardia sui quali troverete. Sul primo troverete tutti gli atti di questo webinar e invece sul secondo c'è un forum al quale potrete iscrivervi per partecipare eventualmente anche a un dibattito che si apre. C'è proprio un gruppo che si occupa di Open Data. Con questo chiudo, vi saluto, quindi diciamo nei prossimi giorni ci saranno online sia gli atti, quindi sia le slide che vi abbiamo mostrato, che il filmato registrato. A risentirci. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao, grazie. C'è stato dalla luna, c'è stato... Vabbè, però comunque... Ciao. Grazie. Allora, no, così rispondo, c'è proprio l'articolo 12.